mai vista, mai sentito parlare. Praticamente qui d'estate si può venire a Pipinello da Fuori. Buongiorno ragazzi, allora ci troviamo qui a San Vito, pasticceria Rossana, colazione regolare, sempre qui, baretto veramente carino, oggi uscitina tranquilla lungo la costa dei Trabocchi perché siamo ormai a fine novembre, sulle montagne ha già nevicato. Non mi sembra il caso, oggi perlomeno non c'è tanta voglia di prendere freddo, e quindi ci facciamo una passeggiatina tranquilla sulla costa di Trabocchi, un bel caffettino e un bel cornettino, prezzi accessibili, quindi ricordatevi pasticceria Rossana, tutta tana. Accendiamo il bolide, telefonino sempre operativo con il supporto telefono mega galattico super professional, 5 euro su Amazon, quad lock, ma spostati, va, cammina, va. Ci spendete 200 euro per un portatelefono e non va riesce a capire proprio. Non va riesce proprio a capire. Le soldi, spendetele sopra le gomme. E via si va verso nuovi orizzonti. L'aerotrezzo è qui davanti con il cinquino. Il cinquino che ormai sta pieto. È appannata pure l'anima santa del purgatorio. Adesso si spanna il tempo di fare ambientare la temperatura della visiera del casco. Trabocchi Coast, Sud Coast of Abruzzo. Il canale quindi ha cambiato nome, non più Abruzzo on the road, ma Andy Best Biker. Praticamente l'origine del canale, il primo nome del canale fu Andy Best, per motivi tecnici. Il cavalluccio Fossa Cessia bellissimo del Cavalluccio, zona balneare della Lanciano per bene. Adesso non entreremo a Fossa Cessia Marina perché ci siamo entrati mille volte, ma procederemo sulla costa, andremo più giù verso Torino di Sangro, le Morge. Cerchiamo di far camminare un pochettino questa moto che in questi periodi è stata un po' a riposo, perlomeno ha fatto solo città, perché io la uso tutto l'anno la moto, non interrompo mai, non sospendo mai l'assicurazione, perché a parte che in moto ci si fa tutto l'anno, ma è anche soprattutto comoda in città l'inverno,
E che tipo mette in mezzo allo traffico tutte le giorni anche la macchina? Quando ci sta il sole si pila la moto, quando piove si pila la macchina. Ma io vado, sono sempre andato in moto praticamente da 15 anni in inverno tranquillamente. Anzi, a me il freschetto mi piace, mi piace ancora di più sentire il freschetto addosso, che è questo in mezzo alla strada. Le caccavelle, le caravelle, ristorante le caravelle, le caccavelle. Ma che mezzo, che mezzo, che mezzo camperizzato, a dove ce l'hai quel sopra la luna, un mezzo. Qui si va per Val di Sangro, a destra, ma noi oggi non ci andremo, quindi giretto costiero. Semaforo rosso, spiaggia naturista Lido Le Morge, cazzo, praticamente qui c'è una spiaggia di nudisti, spiaggia naturista, tra poco punta Le Morge, mai vista, mai sentito parlare. Praticamente qui d'estate si può venire a pipinello da fuori. Ma è quando duro sto semaforo, no? Adesso ci facciamo un giretto alle Morge. Svapo, quindi alle Morge, e poi si torna indietro giusto per passare la mattinata in moto, per far muovere un po' il motore. Andiamo a vedere un po' il mare. Qui c'è una bellissima spiaggia di sabbia, località balneare. Eccoci. Naturalmente non c'è nessuno perché, essendo il mese di novembre avanzato, però devo dire che questa località merita, soprattutto d'estate. Il mare qui è veramente molto bello, soprattutto pulito. E adesso ci fermiamo, facciamo una piccola sostina, vediamo dove troviamo una panchina. La sostina della panchina è qua, là, sosta vista mare. Ok ragazzi, ci vediamo tra qualche minuto, ciao. Bellissima spiaggetta Lido Le Morge, molto carina. Ok, pausa effettuata, andiamo con la nostra bomba zoom. Comunque va bene, wow, guardate che bella la maiella tutta innevata. Ha fatto parecchia neve questi giorni di maltempo. Guardate che bello questo tratto. Qui ci troviamo in località Torino di Sangro. Comunque l'arietta è freschetta. Anche se siamo a novembre le temperature sono subito scese, sono subito crollate.
dopo un'ottobrata veramente quasi, anzi, primaverile, a novembre le temperature sono subito crollate, ha subito fatto la neve sulla Maiella, sul Gran Sasso, e non ce la siamo sentita oggi di andare a prenderci un po' di gelo. Ci dobbiamo ancora ambientare per l'inverno. Spettacolo. Qui sotto è veramente bello. Sia per venire al mare che per venire a mangiare, venire a villeggiare. Veramente carino. Una piccola bomboniera. Adesso arriveremo in località Fucitella, la foce, sotto Rocca San Giovanni. Altro cantiere perenne, questo cantiere sarà qua da 4-5 anni. Stanno aggiustando, stanno a sistemare sto ponte praticamente. Se no se ne casca pure qua. Qui già crollò molti anni fa, una decina d'anni fa, il ponte dopo Val di Sangro, vicino Torino di Sangro. Crollò proprio così dal niente. Meno male che non passava nemmeno una macchina, e quindi staranno mettendo in sicurezza adesso tutti i ponti sulla costa dei Trabocchi, della nazionale costa dei Trabocchi. Punta Isolata, è famosa Punta Isolata. Qua a Punta Isolata avvengono balletti sugli scogli. Voi mi domanderete, ma chi è che fa il balletto sugli scogli a Punta Isolata? Ma non ve lo posso spiegare chi è. Però so che a Punta Isolata in genere d'estate, magari se uno viene, può capitare nella serata del balletto. San Vito Chietino, promontorio d'Annunziano, dove c'è la famosa panchina d'Italia, la panchina dove si aspetta che arrivi il grande amore. Insomma, oggi ne abbiamo per tutti e per tutte. Che bella curva, che bella curva di percorrenza. Marina, ci vorresti venire la sera, ma è meglio se ci vieni la mattina. La Ciumminira, ecco da dove siamo partiti. Piccione in strada, piccione, non fare scherzi. Siamo partiti dalla rinomata pasticceria Rossana. Per gli amici Ana, se si fosse chiamato pasticceria Cristiano, per gli amici Ana. Ora ci saranno le classiche curvette, classici tornantini, dove divertirsi un pochettino, cambio di direzione. Sono le uniche curvette su questa costa dei Trabocchi
dove divertirsi un pochettino, cambio di direzione e via si sale. Poi non c'è più niente. Bella questa. E vai così. Ecco, sono finite. Ci troviamo in località Acquabella, quindi tra un po' cimitero canadese e poi il porto di Ortona. Ecco il cimitero canadese, dove appunto ho girato un piccolo video, un video insomma, dove lo faccio vedere. Dove ve lo mostro? Altre curvette. Si va per il porto. Ah, ecco un altro bel posticino di mare, quindi da Ortona, dal porto di Ortona ci siamo proiettati a Francavilla al Mare per il rientro. Località di spiaggia, di ombrelloni, di stabilimenti balneari. Adesso gli ombrelloni non ci sono perché è inverno, però qui è veramente carino d'estate, zona di villeggiatura, Francavilla al Mare, quindi molti stabilimentini. Adesso ci proietteremo verso il centro di Francavilla al Mare. Ecco il centro di Francavilla al Mare. Qui c'è il pontile, molto bello da venirci l'estate. Bar gelateria tennis, ottimo gelato. Lido Serenella, partecipato mi sembra anche a 4 ristoranti, o Lido Serenella o questo, non mi ricordo. No, quest'altro, non mi ricordo come si chiama. Ci steve le piante là davanti, ma anche se legge La Nave, ristorante La Nave, bar molto frequentato da gioventù. E va bene ragazzi, che dirvi, non vi faccio le solite raccomandazioni del caso, non vi dico iscrivetevi al canale perché tanto non penso di portare contenuti interessanti, quindi non vi iscrivete, questo è un canale di nicchia. È un canale, non vale le iscrizioni, non ci devo comprare la benzina, me ne frega niente. E se vi piace vedeteli, volevo soltanto salutare i nuovi iscritti. E vi rinnovo l'appuntamento ai prossimi video che faremo in qualche località montana, invernale, caratteristica abruzzese. Va bene, andiamo a mettere benzina. E come sempre un saluto virtuale e un abbraccio virtuale. Ciao ragazzi, alla prossima.